Siglato in Regione a Firenze un protocollo che mette assieme le sinergie dei poli tecnologici di tutta la costa toscana, Livorno, Pisa e la provincia di Lucca. Bando ai campanili, i poli tecnologici della costa toscana firmano un protocollo d'intesa in regione. Lo fanno la provincia di Pisa, quella di Livorno, con i comuni di Pontedera e Rosignano Marittimo, oltre che con la Camera di Commercio di Lucca e la Giunta regionale. L'accordo consentirà di arrivare ad una governance unica e ad un unico nucleo tecnico operativo. È la scommessa della Toscana, la scommessa di un collocamento del nostro mondo dell'impresa in una fase più avanzata dove è essenziale la competenza. Si tratta di organizzare una gestione differente, impostata su criteri privatistici, con privati che abbiano capacità di gestione. Partendo anche da quelle che sono le necessità di un territorio come quello della provincia di Livorno, dove ci sono due aree di crisi complesse, dove c'è una situazione occupazionale particolarmente critica. Le società di gestione interessate dalla riorganizzazione sono il consorzio Polo Magona, la Pontec, il Polo di Navacchio e la Lucca Intec SRL. Non mancano però gli enti che si sono già sfilati dalla firma, ma le porte, dice l'assessore Cioffo, del protocollo rimangono aperte. Molti soggetti, non tutti, resta un protocollo aperto. Vedo una strada molto stretta per chi ne sta fuori, se qualcuno decide di star fuori.